Nel 2019 abbiamo ricordato i 50 anni della conquista della Luna. Ci sono arrivati gli americani con il progetto Apollo. In realtà oggi, grazie all'apertura degli archivi e dei depositi sovietici, sappiamo che anche il mondo comunista aveva provato ad arrivare sulla Luna. E al museo abbiamo la grande fortuna di poter esporre una testimonianza concreta del progetto di esplorazione lunare sovietico. Questa è una tuta, un prototipo della tuta lunare che era stata sviluppata dagli ingegneri per permettere ad un cosmonauta di camminare sulla superficie lunare. Come si può vedere, ha una forma molto diversa da quella alla quale siamo abituati, pensando alle tute degli astronauti del progetto Apollo, ed è composta sostanzialmente da due parti. C'è una parte superiore in metallo che ricorda lo scafandro dei palombari e una parte inferiore che invece ricorda le tute anti-G dei piloti dei caccia militari. Perché questo? Perché evidentemente quando agli ingegneri sovietici venne chiesto di immaginare quale indumento, quale tuta potessero indossare sulla superficie lunare, non venne in mente niente di meglio che rifarsi ai due ambienti estremi che in quel momento erano più conosciuti, cioè le profondità dell'oceano e l'altezza degli aerei che volavano in alta quota.